perché stamani è venuto bene, vero? Bellissimo, è stato indimenticato. Presidente, grande onore. Grazie, è veramente molto importante, ma soprattutto lei è stato, ha fatto un sacrificio oggi. Presidente, buongiorno. Presidente, buongiorno. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Francesco, grazie. Buongiorno. Abbiamo fatto una piccola antologia memoria che noi si è fatto questi anni. E qui c'è il comunicatore che ieri ho letto in piazza Signora della Signoria. E poi, come prima cosa, noi speriamo tanto le belle parole a Cecchio sulle strade il 9 di maggio ci hanno aperto il cuore con la speranza che si arriva alla realtà, alla verità, perché la realtà comune. Sì, sì, ma a lei è fondamentale. È stato bello, queste parole ci hanno un mosso. Grazie, grazie Presidente. Sì, Presidente, Massimo Vincenzo, Presidente dell'Accademia dei Giovani. A Monte Fernando, una bella questa circostanza. Cioè, il nostro storico stemma è dietro e dedicato a quest'anno. Da loro sono l'onore di Fraterico che abbiamo fatto 4 giorni fa insieme alla Fondazione e al Comune di Firenze. Sulle immagini degli operelli del maestro Luciano Vallejo. Grazie. Grazie Presidente, avvocato Mannato da parte civile, avvocato dell'Associazione Luciano Patrizia, sorella di Fabrizio Luigi Urbano. Per me è un momento importante per sapere il centro. Anche per noi, anche per noi, ci unisce tante cose. Grazie. Io sono la sorella di Angelo Fiumi e la zia di Nadia Caterina. Le porgo questo, l'autrice mi ha detto di porgere a lei, prima è un monologo e poi è diventato tramite un premio, è diventato un libro. Grazie, e questo, grazie per queste parole. A lei. Questo è mio figlio. Grazie. Mariangela Canta stava andando a mettere scarpe, sono vittime e mio marito. Al contrario non è tanto un dolore, è importante. Sì, ci teniamo tantissimo sul tuo cuore. Grazie. No. Grazie a Maria Roma, se sei il presidente, sono un amico di Caterina. Preparavamo insieme a noi così. Oggi sarei importante. Grazie Presidente. Grazie. Rivolgo un saluto e un ringraziamento deferente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Presidente della Corte Costituzionale, professoressa Silvana Sciarra, al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Avvocato Fabio Pinelli, e alla Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dottoressa Margherita Cassano, che con la loro presenza conferiscono a questa cerimonia altissimo valore istituzionale. Ringrazio il Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Giovanni Melillo, e il Professore Emerito dell'Università degli Studi di Firenze, Francesco Palazzo, per aver accettato di offrire un prezioso contributo alla nostra riflessione nell'occasione di questo anniversario. E un ringraziamento particolare va al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, al Sindaco della Città di Firenze, Dario Nardella, e alla Rettrice dell'Università degli Studi di Firenze, Professoressa Alessandra Petrucci, che hanno gentilmente offerto il loro alto patrocinio a questa iniziativa. Rivolgo un saluto alle autorità civili, politiche, militari e religiose e a tutti i gentili ospiti per la loro presenza a questa celebrazione del trentennale della strage di Via dei Georgofili, evento terroristico di matrice mafiosa che tanto ha ferito il corpo sociale della città di Firenze, medaglia d'oro al valor militare per la resistenza e la guerra di liberazione nazionale dal nazifascismo. Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, per me, che pur non essendo di nata, abito a Firenze da tanti anni, il boato della notte fra il 26 e il 27 maggio del 1993 è stato il segno atroce della mia appartenenza alla città, alla sua storia e al suo valore. Sento di dover tributare oggi più che mai a questa città,
riconoscenza per la capacità di reagire a una strage odiosa e voglio ribadire ora questo sentimento che si associa a poche altre parole legate alla mia esperienza di giudice costituzionale e questo mi consente di portare il saluto solidale alla città e alle famiglie delle vittime, saluto solidale dell'intero collegio che ho l'onore di presiedere.